Cari compagni, cari amici, sono veramente felicissimo di partecipare a questo congresso, al vostro congresso, talmente felice che cercherò di esprimermi nella vostra bella lingua e spero che voi farete lo sforzo di comprendere quello che sto per dire. È evidente, cari amici e compagni, che questo congresso non è un congresso come gli altri, né da parte vostra, né per il significato che questo riveste per la Francia e, permettetemi di dirlo, per l'Europa intera. Cara Arlen, in questo congresso tu assumi la direzione di una forza politica verso la quale si concentrano tutte le speranze dei socialisti democratici e progressisti dell'Europa intera. La vittoria di François Hollande alle elezioni nell'ultima primavera ha rappresentato un cambiamento che i francesi e la Francia aspettavano da molto tempo. Parallelamente è stato anche un simbolo di un straordinario livello di fiducia verso l'europeismo democratico in tutta Europa. Il voto dei cittadini francesi è stato in Europa percepito come un primo passo decisivo per girare pagina, per chiudere un capitolo. L'elezione di François Hollande e la vittoria dei socialisti alle elezioni legislative danno alla Francia un ruolo da protagonista e motore nella costruzione di una dimensione democratica e sociale del progetto europeo. E anche noi, come democratici italiani, osserviamo con il massimo interesse quello che succede nel vostro paese, lo stesso interesse che voi nutrivate durante la nostra battaglia condotta per far cadere il governo guidato da Berlusconi. Ricordatevi che siamo stati insieme lo scorso anno, a novembre, a Roma. Abbiamo organizzato una grande manifestazione popolare per dire basta al governo di Silvio Berlusconi. E qualche giorno dopo Berlusconi ha lasciato la scena e ha abbandonato il potere. E in questa manifestazione il messaggio di François Hollande e il discorso di Gabriel Sigma hanno dimostrato che i progressisti, la sinistra europea, quando si unisce, quando è unita, vince contro una destra conservatrice, nazionalista e retrograda. E quindi voglio ringraziarvi per il vostro sostegno ed è anche grazie a voi che il cambiamento è stato possibile. Grazie. E quindi in Italia noi siamo stati protagonisti della nascita di un governo tecnico guidato da Mario Monti, al momento in cui il nostro paese si è trovato confrontato ad una grande crisi di credibilità internazionale. Una crisi che, date le dimensioni del nostro paese, rischiava di essere fatale per l'euro. Noi democratici in Italia abbiamo fatto una scelta nell'interesse del paese e del progetto europeo nel suo insieme, mettendo da parte i nostri interessi elettorali immediati. Il governo Monti ha permesso all'Italia di recuperare la sua rispettabilità internazionale e la fiducia dei mercati, ma noi oggi in Italia siamo
impegnati a pagare tutto ciò con delle scelte difficili, il prezzo di scelte facili, di impegni non mantenuti, di riforme ritardate, rimandate, di perdite di credibilità nei confronti dei nostri interlocutori. Oggi l'Italia è il solo grande paese della zona euro che, per evitare la crescita spropositata dei titoli, deve obbligatoriamente garantire l'equilibrio di bilancio entro il 2013 e una riduzione del 4% rispetto al PIL, del debito rispetto al PIL. Per questo scopo le riforme e le misure che sono state adottate per affrontare la crisi non fanno che aggravare ulteriormente l'enorme sofferenza sociale. Nel 2012 il PIL italiano vivrà una contrazione del 2,5%. Attualmente nessun segnale di ripresa è sull'orizzonte per il prossimo anno. Il governo Monti deve ottenere per ognuna di queste misure l'appoggio del Parlamento, che è ancora lui che è stato eletto nel 2008, dove nel momento in cui le forze populiste del governo Berlusconi conservano un peso estremamente considerevole. Questa situazione politica interna e le vincoli europei impediscono la realizzazione di disposizioni realmente importanti per la legalità, per l'eguaglianza sociale, per l'occupazione, per la formazione, per la ricerca, per gli investimenti nelle nuove generazioni, per lo sviluppo durevole e sostenibile e per una politica industriale moderna, ovvero tutti quegli ingredienti che servirebbero per una ripresa di crescita per l'Italia e di coesione sociale. Noi ci impieghiamo per realizzare questo cambiamento di direzione in occasione delle elezioni politiche della prossima primavera. Il Paese riconosce il nostro peso di responsabilità e vorrei che sappiate che il nostro partito, il Partito Democratico, in queste settimane celebra il suo quinto anniversario, ed è proprio oggi che da tre anni sono a capo del Partito Democratico. Se facciamo il confronto con il partito di Sigmar Gabriel, che ha fatto un discorso molto importante prima di me, se pensiamo all'SPD con i suoi 150 anni di storia, ebbene, noi democratici italiani siamo evidentemente dei bambini ancora, ma pur essendo dei bambini, pur avendo molte cose da migliorare, siamo già in modo stabile il primo partito politico in Italia, democratico politico in Italia. La crescita. La crescita del Partito Democratico avviene malgrado la discrepanza politica e la situazione di degrado politica in Italia, malgrado appunto la situazione che deriva dal decennio berlusconiano, che ha peggiorato in maniera drammatica la situazione e accoppiata alla recessione. La recessione economica crea una situazione ancora peggiore. Per affrontare tutto questo, il Partito Democratico ha deciso di non fermarsi nelle formule tradizionali, non incatenarsi nelle formule tradizionali del Partito Democratico. Noi, come voi, abbiamo deciso di promuovere delle elezioni primarie aperte per scegliere il candidato che possa guidare la sinistra, come voi. Ascoltate bene, io stesso, il candidato, diciamo per statuto del partito, che ha deciso di aprire un'altra assemblea per consentire ad un altro candidato di entrare nel partito, nella coalizione.
L'ho fatto nel convincimento che la situazione che si è creata tra le istituzioni e i cittadini richiedano dei messaggi forti. E così come voi, noi crediamo che il successo della partecipazione alle elezioni primarie aprirà le porte al successo delle elezioni politiche. Ho spesso ripetuto nelle ultime settimane in Italia e anche all'estero, in Europa e all'estero, che l'affidabilità e la reputazione internazionale che l'Italia ha recuperato grazie al governo Monti sono stati degli strumenti essenziali. Ritorno ad un circolo virtuoso, ma perché questo possa mantenersi a lungo termine e che possa il governo rispettare i suoi impegni e uscire dalla recessione così profonda come essa è, occorre fare delle scelte all'insegna dell'uguaglianza, dell'occupazione, dello sviluppo, scelte che questo governo tecnico, malgrado i vincoli interni e esterni contrapposti, non può realizzare. I vincoli interni possono essere eliminati grazie alle prossime elezioni che dovranno chiudere definitivamente questa lunga stagione populista e farci ritornare, ristabilire la fisiologia democratica nel nostro paese, legittimata dal voto popolare, capace di garantire la responsabilità degli impegni e gli impegni che verranno presi di fronte agli elettori. I vincoli esterni dovranno essere superati riorientando la politica europea e per raggiungere questa situazione la spinta dei socialisti progressisti sarà determinante. La piattaforma europeista che noi abbiamo inizialmente definito a Parigi negli ultimi tempi, alla vigilia delle elezioni francesi, è stato un punto di partenza importante per superare il dogma dell'austerità e per indicare un percorso più realista che possa coniugare l'equilibrio del bilancio di Stato e la crescita. La strada è ancora molto lunga per realizzare un'architettura istituzionale della zona euro che sia credibile e per rettificare la rotta della politica europea. Noi possiamo, come forza progressista europeista, assumerci la responsabilità di un patto e di una integrazione rafforzati dai paesi della zona euro, un patto che da un lato possa garantire la verifica dei bilanci nazionali e permetta a dei politici comunitari, quindi non a un tecnocrati, a rispettare gli impegni presi. Un tale patto, d'altro canto, dovrà anche liberare dar vita quindi alle politiche per l'occupazione e per la crescita, cioè la tassa sulle transazioni finanziarie che ancora deve essere introdotta, la possibilità di recuperare delle tasse sugli investimenti che potrebbero alimentare la crescita, i prestiti obbligatori per la realizzazione delle grandi infrastrutture europee, i progetti a forte contenuto di progresso, l'unione bancaria e un regolamento
un regolamento che consenta di controllare i mercati, la realizzazione della di una mutualizzazione e di una gestione comune di un parte almeno dei debiti della zona euro sulla base delle varie proposte già fatte da tempo dall'SPD in Germania e altrove, e poi un coordinamento rafforzato delle politiche fiscali e una strategia comune contro i paradisi fiscali, che ora permettono alla ricchezza di scappare dai nostri territori, mentre rimane la povertà nei nostri paesi. Ed infine l'introduzione di standard di remunerazione a livello europeo che permetta alla crescita dei salari man mano che la produttività cresciti e che stimolando la domanda interna all'interno della zona euro. Questo patto di responsabilità sui bilanci nazionali è uno scambio di politiche che favorisca l'impiego e il progresso e la crescita, rappresenta un elemento fondamentale che darà un carattere di impulso all'avvio verso una democrazia europea. Oggi i paesi che hanno accettato la sfida sono chiamati a mobilitarsi su un progetto di Costituzione europea che permetterà di realizzare l'unione politica e rendere possibile l'integrazione su una base pienamente democratica e partecipativa. L'elezione europea del 2014 rappresenta un passaggio fondamentale per avviare questo percorso e come socialisti e progressisti europei noi dobbiamo sentire fortemente la responsabilità comune che tutto ciò comporta. Che questa riunione comporta. Oggi le potenze dell'Europa sono l'espressione dell'impotenza della democrazia che si basano su dei fondamenti puramente nazionali in diversi paesi, ma anche in Italia. Il populismo più o meno aperto a destra, più o meno di destra o d'altro, hanno alimentato una regressione delle opinioni su posizioni difensive e antieuropeiste. Le forze conservatrici hanno conservato un atteggiamento di opportunismo e sono subalterne a questa tendenza. Noi, progressisti, socialisti, non siamo sempre riusciti ad affermare il legame tra l'Europa, la democrazia e il lavoro. Il nostro europeismo a volte è apparso come un aspetto tecnico. Sapete come me che l'Europa delle élite già esiste. È la nostra Europa che non è ancora nata. È l'Europa di Jacques Delors che non è ancora nata. Per vincere i timori, i capi di Stato non saranno sufficienti, servirà altro. La battaglia politica deve ripartire dal basso per poter riorientare in profondità gli orientamenti delle politiche nazionali e in particolare gli strati sociali più bassi e in modo tangibile, dimostrando che il futuro, il benessere, la civiltà del nostro continente dipende dalla realizzazione di un sogno di unità politica su basi democratiche e federali, un sogno che è stato quello dei padri fondatori del progetto europeo. E per questo motivo dobbiamo combattere insieme e in modo
più coordinato a favore di nuove istituzioni democratiche a partire dalla zona euro, e per questo motivo dobbiamo rafforzare la dimensione europea del nostro partito. Gli ideali che ci uniscono e che costituiscono le fondamenta del nostro partito democratico, l'uguaglianza, la libertà umana, la dignità del lavoro, i diritti sociali, il rispetto della libertà, la partecipazione democratica, non possono più oggi avere come unico garante lo Stato nazionale. Nel mondo globale questi ideali sono tutti, se li guardiamo bene, degli ideali europeisti, cioè sono legati in maniera intrinseca al successo dell'unificazione politica del nostro continente. Le elezioni francesi hanno mandato a tutti i progressisti, a tutti gli europeisti, un segnale di riconquista e di speranza. Dopo anni e anni di crisi e di mancato progresso, la posta in gioco è a disposizione per l'Europa per l'affermazione dei nostri principi. Questo congresso, ne sono certo, manderà una spinta e aiuterà, sarà uno stimolo per questo progresso in futuro, ammettendo il Partito Socialista Francese in testa a questa battaglia. I democratici italiani faranno parte di questa battaglia, noi vogliamo essere al vostro lato e noi ci impegniamo a rendere il nostro Paese, a dare al nostro Paese il ruolo che gli spetta. Vogliamo che l'Italia sia vicina alla Francia, entrambi protagoniste di una nuova fase dell'unificazione europea e dell'affermazione dei nostri ideali comuni. Grazie cari compagni e amici. E compagni, buon travail, buon lavoro a tutti voi al vostro congresso. Grazie. Merci.